Adesso ci troviamo presso un contesto di case popolari dove al suo interno c'è un'area adibita a giardinetti. La signora Marianna ha chiesto l'intervento politico e di questo intervento politico solo l'altra Italia è intervenuta. Ci può spiegare che cosa sta succedendo? Innanzitutto grazie a voi per essere intervenuti, siete stati gli unici. Niente, noi abitiamo in questa zona di case popolari dove abbiamo questo meraviglioso parchetto chiuso, trasandato. Vorremmo insomma perlomeno pulirlo, illuminarlo e renderlo agibile per i bambini, perché abbiamo, ripeto, una risorsa così bella ed è purtroppo lei ha detto illuminato, perché non è illuminato? No, qui se venite di sera non c'è nessuna luce, assolutamente. Senta, ma stiamo notando che c'è un catenaccio praticamente appena messo. Da poco, da quello che sembra. Sì, il catenaccio è stato messo da poco, era agibile fino a poco tempo fa, evidentemente, perché adesso non è più agibile. Quindi era sempre aperto a tutti? Sì, era aperto. Un ritrovo di animali un po' particolari? Sì. Senta, siccome adesso abbiamo il segretario nazionale Mino Cartelli, che oggi sta facendo per l'ennesima volta il tour a San Severo, gli daremo la residenza. Vuole fare una domanda così proprio alla politica, all'uomo politico, all'istituzione dell'Altra Italia? Certo, innanzitutto volevo ringraziarvi, come ho già detto. Grazie a voi per averci invitati. Volevo dirvi, se ci date un barlume di speranza, almeno voi, nel risolvere questa situazione. Allora, facciamo in questo modo. Come detto in altri incontri oggi e nei giorni passati, noi non promettiamo la luna nel pozzo, non abbiamo la bacchetta magica per risolvere il problema. Certamente ci facciamo carico anche di questa vostra, di questo vostro disagio, ne parleremo con l'amministrazione. Se ci dovessero rispondere, ecco, noi la lanciamo già da subito la proposta, se ci dovessero rispondere che non ci sono i fondi per mettere in sicurezza il parco, vuol dire che quantomeno ci rimbocchiamo le maniche noi e insieme con voi ripuliamo il parchetto per renderlo quantomeno agibile per i vostri figli e i vostri nipoti. Anche perché di sera è... Certo, vediamo abbiamo come paura. Fare. Intanto partiamo dalla pulizia, che è la prima cosa. Certo. Se il comune non lo vuole pulire, vuol dire che chiederemo l'autorizzazione noi e verremmo noi a pulirlo tranquillamente, anche perché ormai le giornate diventano delle belle giornate. Senta, segretario, siccome ci sono comunque carenze di fondi nei comuni, visto a una serie di circostanze, ma secondo il suo punto di vista, visto che frequenta già da tempo San Severo, ma perché non offrono sicurezza e pulizia ai cittadini che, nonostante tutti i loro sacrifici, continuano a pagare le tasse? Anziché risponderti al perché, ti rispondo al per come si potrebbe risolvere il problema. Basterebbe che Emilio mandasse a casa il suo ufficio di segreteria e potremmo tranquillamente ogni mese ripulire 3 parchi, invece di pagare le cambiali elettorali a scadenza mensile, perché è una cambiale elettorale che Emilio sta pagando al suo ufficio di segreteria, non la paga più, li manda a casa perché non servono a nulla, e nel frattempo con quei fondi possiamo tranquillamente rimettere in sicurezza non solo questo parco, ma tutti i parchi di San Severo. Signora Marianna, un'ultima domanda. Sì. Si sente soddisfatta oggi dalla presenza dell'Alta Italia? Adesso sì. Grazie. Sono un po' più sicura. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi per averci invitati. Okay.